Sono conservativo. Francesca, allora, pratica archiviata, campionessa italiana sì. Laser radio. Oggi un primo e un secondo, tutto bene? Sì, nessun problema. Sì, devo stare solo un po' attenta a eventuali OCS, squalifiche, insomma, perché mi tenevo già il BFD di ieri, quindi altri punti, ecco, non sarei riuscita a vincerlo, quindi un po' più conservativa, ecco. Però nessun problema, soddisfatta nonostante il poco allenamento, sì, per come hai reagito? Beh, sì, no? Ero allenata a zero, però insomma chiaramente anche il lavoro fatto tutti i mesi prima non è che proprio lo butti via, ecco. Certo. Quando serve ritorna. E adesso, le prossime settimane, i prossimi mesi? Ah, adesso la stagione è definitivamente finita, perché comunque dopo le Olimpiadi c'era l'italiano, ora riposo a casa. Senti, ti chiedo due parole sulle giovanissime, in particolare la Zorzi, che sembra avere qualcosina in più delle altre, anche Joyce Floridia, tutte molto molto brave. È un buon momento per la classe, ti sembra che rispetto al passato ci siano migliori talenti? Il numero comunque è alto, perché pensare comunque di avere un campionato italiano di laser, radio, con la classe fisica dove bisogna lavorare, con 30 e passa barche, oltretutto veramente giovanissime tutte quante, perché tu ne hai citate due, ma ce ne sono altre del 96, cioè fa impressione quasi da... Sei da già legge. Vecchia, Francesca. Sono già vecchia, sono sul podio delle più vecchie. Incredibile. E quindi no, fa piacere, perché comunque vuol dire che il ricambio c'è e anche le nuove leve hanno voglia di regattare, è importante. Probabilmente un lavoro grosso deve farlo ancora i vari circoli, perché comunque sono ancora ragazzi in un'età dove lavori tantissimo col tuo allenatore nella tua zona, nel tuo circolo, e sono i momenti più difficili, perché dove veramente fai salto di qualità o abbandoni. Quindi sono tutte ragazze che bisogna cercare di far andare avanti, certo, e evitare veramente l'abbandono di quest'età che è critica, perché insomma siamo passati tutti. Inizi ad andare a scuola con i più grandi, esci da sera, la vera diventa l'ultima dei propri problemi. Purtroppo. Beh, comunque, sarai anziana, ma questo ti dà il vantaggio di essere più saggia e ragionevole, e comunque sei sempre la più brava. Complimenti. Grazie. Alla campionessa italiana Laser Radio 2012. Brava, grazie. Francesca, grazie mille.